In questo video sto per mostrarti come ricevere in anteprima le skin Lego qui all'interno di questo capitolo 5 di Fortnite. Mi raccomando, guarda questo video fino alla fine perché ti andrò a mostrare ogni singolo passaggio che ti farà avere appunto queste skin prima di tutti. Prima di iniziare ti ricordo che nei prossimi giorni, con l'inizio di questo capitolo 5 di Fortnite, andrò a regalare dei pass battaglia ad alcuni fortunati fra di voi. Quindi se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciate un bel like in questo momento e iscrivetevi al canale. Rimanete sintonizzati qui sul canale perché nei prossimi video vi aggiornerò su come fare per partecipare a questo contest e provare a vincere il pass di questa season. Partiamo subito, e come ben sapete il capitolo 5 di Fortnite è finalmente arrivato e con sé ha anche portato tantissime novità, come ad esempio la collab con Lego. Infatti questa collab implementerà tantissime novità in gioco, l'abbiamo già vista, un po' vista nell'evento finale che ci ha fatto passare dalla season OG a questo capitolo 5. In questa modalità Lego potremo fare veramente qualsiasi cosa, sarà proprio un open world, ma soprattutto potremo utilizzare le nostre skin che possediamo nell'armadietto, però in versione Lego. Infatti ci sono oltre 1200 skin di Fortnite che sono supportate, che possono diventare in stile Lego, e in questo video ti andrò a mostrare come ricevere queste skin in anteprima. Perché bene sì, se andiamo a controllare nella zona delle modalità di gioco, la modalità Lego si andrà a sbloccare esattamente il 7 di dicembre. Invece la modalità Rocket Racing, che sarebbe quella delle corse, si andrà a sbloccare tra 4 giorni, quindi l'8, ed infine tra 5 giorni si sbloccherà invece il Fortnite Festival. Quindi effettivamente, se vogliamo provare queste modalità, se ci clicchiamo sopra non possiamo ancora selezionarle. La modalità Lego, come si fa a scrivere Fortnite, è di sopravvivenza, coop, mondo aperto, quindi sarà un open world, e la descrizione ci va proprio a dire: esplora vasti mondi aperti dove Fortnite incontra la magia delle costruzioni Lego. L'avventura Lego definitiva ti aspetta in Fortnite, quindi segnatevi la data, tra 3 giorni potremo giocare a questa modalità. Il 7 dicembre avremo la possibilità di giocare questa modalità. Ma è stato trovato un metodo per utilizzare le skin di Fortnite in versione Lego in anteprima senza aspettare il 7 di dicembre. Infatti per eseguire questo metodo e per utilizzare le skin Lego prima di tutti, dovremo recarci in un server Discord. Premessa, io ancora non ho fatto tutto ciò perché il metodo, nel momento in cui sto registrando questo video, è un po' complicato farlo perché molte persone lo stanno facendo attualmente, però nelle prossime ore appunto si dovrebbe sbloccare, e quindi mentre voi già starete vedendo questo video, in teoria già si potrebbe rifare questo metodo. Quindi, come detto, al momento io non sono ancora riuscito a farlo perché veramente migliaia di persone lo stanno facendo su questo server Discord. Quindi a schermo vedrete appunto le clip di questo ragazzo che ci è riuscito. In pratica dovremmo recarci in questo server Discord, che vi lascio qui sotto in descrizione nei commenti, e una volta recatovi in questo server Discord dovrete andare nella sezione Bot Commands. Quindi recatevi in questa sezione, molto semplice, e una volta recati troverete appunto tutti questi messaggi, il bot che risponde a questi messaggi, ed in pratica dovrete fare alcuni passaggi. Se vi ricordate, per chi gioca a Fortnite già da un po' di tempo, già 2 anni fa durante il Winterfest si poteva utilizzare questo metodo, che in pratica ti dava le skin in anteprima, cioè le skin del Winterfest come quella di Gaff o anche altre skin. Adesso non ricordo quali skin c'erano nel Winterfest di 2 anni fa, comunque portavo un po' di video qui sul canale, e in pratica già vi mostrare questo metodo che ci faceva ottenere le skin all'ora del Winterfest in anteprima. Stavolta è praticamente identico, solo che ci fa avere le skin e la modalità Lego. Quindi una volta arrivati su questa pagina che state vedendo a schermo, vi basterà digitare il comando login, e una volta fatto il bot vi andrà a dare alcune istruzioni. In pratica dovete cliccare su Save New Account e vi apparirà quest'altro messaggio con alcune istruzioni. Infatti in pratica dovete semplicemente cliccare sul tasto Epic Games sotto, recarvi alla pagina qui porta il server Discord, visionare questo codice e cliccare su conferma. Una volta fatto, nella chat dovete scrivere /favorite-code-playlist-Juno, e scritto questo messaggio lo inviate, molto semplice, e vi apparirà quest'altro messaggio che leggete a schermo. Infatti anche a questo ragazzo è apparso, anche a me era apparso, solamente che il server è andato un po' in panna perché molte persone lo stavano utilizzando. Poi basta che clicchiate su conferma e il gioco è fatto. Vi apparirà praticamente il messaggio che tutto è andato nella maniera corretta, e adesso dovrete semplicemente entrare sul vostro account. Una volta che sarete entrati sul vostro account, recandovi nelle modalità di gioco, troverete questa modalità chiamata Juno, e selezionandola praticamente vi selezionerà la modalità Lego, e come vedete potrete utilizzare le skin del vostro armadietto però in versione Lego. Qui abbiamo anche un piccolo gameplay a schermo, veramente semplicissimo, e potete utilizzare praticamente quasi tutte le skin del vostro armadietto in versione Lego. Purtroppo in partita non penso si possano già utilizzare, per farlo dovrete attendere la modalità Lego che uscirà il 7 di dicembre, però questo metodo veramente velocissimo vi permetterà appunto di utilizzare queste skin in anteprima. Come detto, io ci ho provato a farlo, solamente che quando ci ho provato il server era strapieno, quindi il bot si andava a buggare, ma dopo cercherò di farlo anch'io. Intanto seguite questi passaggi alla lettera, in veramente pochi minuti potrete provare queste skin in anteprima, potrete fare anche le mod e tutto quanto il resto.
presto. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova modalità Lego e se vi piacciono queste skin di Fortnite in questa versione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è stato d'aiuto mi raccomando vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e condividete con tutti quanti i vostri amici. Noi ci vediamo ad un prossimo video.